Parlo come cittadino, come essere umano, come persona che rivendica per se stesso il diritto di decidere della propria vita. In primo luogo desidero ringraziare tutte le persone che sono qua in piazza. In secondo luogo desidero ringraziare tutto il Nord Africa che in un momento di addormentamento generale dell'umanità si è innalzato per cominciare a rivendicare i diritti che sono di ogni essere umano. Sono pochi questi diritti, ma sono indiscutibili. Non c'è da mettersi col culo a ponte di fronte ai poteri stabiliti. C'è semplicemente da dire: questi sono diritti e non si discute. Sono: 1. Diritto a alimentazione, diritto alla casa, diritto all'istruzione, diritto alla sanità, diritto a servizi pubblici adeguati, gratuiti e di buon livello per tutti. Non c'è denaro che possa discutere con questo tipo di diritti. Dopo aver detto grazie agli amici del Nord Africa, ringrazio gli amici del Movimento 15M che hanno preso la protesta del Nord Africa nelle mani e hanno organizzato la prima manifestazione mondiale, dico mondiale perché è un evento per la razza umana, in tutto quanto il mondo, in maniera dichiaratamente non violenta, perché la gente del Movimento 15M ha espresso nei propri intenti il fatto di ottenere quello che vuole ottenere in una maniera dichiaratamente non violenta. Ringrazio tutta la rete Occupi che sull'onda del Movimento 15M ha iniziato tutta l'idea dell'occupazione di Wall Street e ha messo in moto questa favolosa rete che in tutto quanto il mondo sta creando assemblee in ogni città d'Italia. Non siamo soli qua in Italia, ci sono persone come dire a Milano, ci sono persone a Trieste, a Perugia, a Firenze, a Roma, stanno nascendo assemblee pubbliche in tutta quanta l'Italia. Il mio desiderio da tutta questa storia è che questa assemblea che è presente qui stasera continui, si rinforzi e si dia le forme di lotta per non ottenere, ma per dire che è già suo i diritti che prima ho enunciato. Quindi, nei modi in cui noi desideriamo, portare avanti tutto quello che è necessario per non dover più discutere con quattro deficienti di quello che è il diritto di ogni essere umano di poter vivere una vita degna su questo pianeta. Ringrazio tutti e auguri. Buonasera, io mi chiamo Titta, sono una mamma, faccio parte di un comitato di quartiere, del quartiere Vanchiglia, e ho preso la parola per raccontarvi come questo piccolo pezzo di società civile fatta di mamme, di studenti, di disoccupati si è preparato a questa giornata. Abbiamo un piccolo sito e abbiamo chiesto in questi giorni ai frequentatori del nostro sito di esprimere le ragioni della loro indignazione e abbiamo raccolto tantissime ragioni, tantissime motivazioni. E mi piaceva stasera leggervene qualcuna. Angela, 61 anni, pensionata. La storia ci insegna che il popolo viene usato e sfruttato, anche se politica ed economia si pregiano di agire in suo nome. Lo fa anche la sinistra italiana. Questo mi indigna. Valeria, 35 anni, disoccupata. Sono indignata perché in questo nostro Stato non c'è più posto per noi precari, over 30, ormai non più giovani e non ancora anziani, nonostante le nostre competenze e la nostra formazione. Franca, 58 anni, madre e nonna. Sono indignata perché lascio in eredità ai miei figli solo l'incertezza. Sono indignata perché c'è qualcuno nel mondo che non ha mai conosciuto disagio e fatica e decide per chi conosce solo quelli. Paola, 43 anni, operatrice sociale. Arturo, 82 anni, partigiano. Un assessore regionale del Piemonte ha scambiato l'ANPI per l'Associazione Nazionale Paracadutisti Italiana.
Nicola, 50 anni, barista. Sono indignato perché in questo sistema domina solo la legge del profitto, per pochi. E questa trasforma tutto. Le persone, l'acqua, la natura, la sessualità, l'idea stessa di felicità, la trasforma in merce. Indignarsi quindi è giusto, ribellarsi oggi è necessario. Grazie.